passo mio guerriero e il cuore dell'Europa che batte il petto a noi. Buonasera Europa e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata in diretta su Radio Cultura Europa. Oggi sabato 6 novembre 2021 parleremo di Eric Zemmour, delle sue idee politiche e della sua ascesa nell'ambito politico francese, dato che un recente sondaggio lo pone come possibile candidato alle prossime elezioni presidenziali, addirittura come avversario diretto di Macron. Ma chi è Eric Zemmour? Eric Zemmour nasce in Francia 63 anni fa da una famiglia di origine ebrea. Zemmour è stato cronista di diverse testate giornalistiche, tra cui Le Figaro, autore di diversi libri, tra cui La France n'a pas dit son dernier mot, tradotto La Francia non ha detto la sua ultima parola, libro che ha venduto ben 80.000 copie nella sua prima settimana. C'è da dire che Zemmour per il momento non ha ufficializzato nessuna sua candidatura e non sembra appartenere a nessun partito politico. È però seguito da un numeroso gruppo giovanile francese chiamato Generazione Z, che sta sostenendo fortemente la candidatura di Zemmour appunto alle presidenziali francesi. Secondo me ci si deve chiedere quindi se Zemmour ha realmente possibilità di vittoria. Ma nel contempo emergono numerosi interrogativi intorno non solo alla sua figura politica, ma anche e soprattutto alle sue stesse idee politiche professate. Quindi cercheremo di dare delle risposte a questi interrogativi, cercheremo di dare una visione più ampia ed omogenea della situazione politica francese attuale, anche in relazione alle prossime elezioni presidenziali. Lo faremo grazie all'intervento dei nostri ospiti e iniziamo con Adriano Scianca, direttore del Primato Nazionale, nonché saggista e scrittore. Buonasera Adriano. Ciao, buonasera a tutti. Allora Adriano, io nel preparare questa trasmissione sulla figura politica, chiamiamola così, di Eric Zemmour, mi sorgono numerosi interrogativi. Innanzitutto, se tu magari puoi aiutarci a inquadrare da questo punto di vista appunto la figura di Zemmour, cioè diciamo quali sono un po' le sue idee che lui professa, le sue posizioni politiche e come si pone all'interno di questo cosiddetto schieramento francese, no? Sì, allora, intanto quando parliamo di Zemmour bisogna capire cosa di preciso stiamo giudicando, cioè stiamo giudicando l'operazione Zemmour, quindi cosa significa il fatto che lui a un certo punto decida forse di scendere in campo, cosa c'è dietro, come interpretare questa mossa politica nel quadro delle elezioni. Stiamo giudicando l'eventuale ipotetico futuro presidente Zemmour, quindi lo giudichiamo come se quelle che sono le sue idee adesso dovessero essere le idee di, dominanti all'Eliseo nel prossimo futuro, lo giudichiamo per quelle che sono le idee del Zemmour saggista. Insomma, bisogna innanzitutto decidere qual è il nostro punto di osservazione, perché poi non cambia molto anche il giudizio che poi diamo su questa figura. Io devo dire che rispetto a anche probabilmente agli interlocutori che mi seguiranno, come dire, quando ho visto che Zemmour cominciava ad avere ambizioni politiche, ho trovato anche degli aspetti positivi che poi però ovviamente vanno anche che poi sono controbilanciati, diciamo, da altrettante perplessità. E mi spiego. Io credo che la cosa positiva di Zemmour sia di arrivare e spezzare una sorta di routine che sta creando in Francia e che era molto deleteria, secondo me. La routine è quella per cui ogni 5 anni questo partito di fatto che non esiste, che è il Rassemblement National, che è un partito che esiste soltanto per le elezioni presidenziali, esce fuori con i sondaggi che spingono Marine Le Pen, metà della Francia si convince che questa è la volta buona, che Marine Le Pen ce la può fare, c'è una parte della destra che non può vedere Marine Le Pen, però comunque non può far altro che votarla perché
non ci sono alternative e quindi Marine Le Pen approfitta anche di questo voto identitario, pur facendo di tutto per rifiutarlo in qualche modo. Poi invariabilmente si va alle elezioni, invariabilmente Marine Le Pen perde, va in sonno fino alla prossima elezione presidenziale e così via. Quindi uno schema bloccato in cui c'è soltanto lei ormai rimasta come punto di riferimento più o meno sopportato, più o meno supportato dall'ambiente identitario e appunto non ci sono prospettive, non ci sono sbocchi e si campa così secondo questa triste routine. A un certo punto esce fuori questo polemista francese, questo scrittore con ampio spazio sui TG, no, scusi, no, sui TG, sulla televisione, diciamo. I Torto Show. Sì, talk show, insomma, un personaggio molto, molto presente in TV, molto, un polemista molto vivace, e credo che questo nessuno possa smentirlo, molto dialetticamente, molto, molto acuto, molto forte. E comincia a dire delle cose, ad esempio, sull'immigrazione di una radicalità che, per esempio, Marine Le Pen aveva smesso di dire cercando la dediabolizzazione. E quindi in qualche modo scompagina i piani di Marine Le Pen, che in qualche modo andava sul sicuro, no? Credendo per l'appunto che anche quest'anno, quantomeno al secondo turno delle presidenziali, sarebbe arrivato di sicuro, senza dover troppo faticare. E invece Zemmour rompe un po' questo meccanismo e sposta un po' anche tutti i cardini del dibattito che c'è in Francia su identità, immigrazione, eccetera, eccetera, perché per l'appunto Zemmour, su molti aspetti sembra avere una radicalità quantomeno apparente, insomma, che Marine Le Pen sembrava non avere. Ecco, questo come dire, elettrone impazzito, come battitore libero che scompagina tutti gli equilibri, mi sembra il ruolo più interessante di Zemmour. E questo è l'aspetto che in qualche modo mi ha interessato. Ecco. Ecco, perché lui, diciamo, ha espresso forti critiche non solo verso la globalizzazione in generale, ma anche verso la stessa Unione Europea, no? Si è, diciamo, ha esposto delle simpatie per Donald Trump. Insomma, lui si colloca, in un ben preciso, diciamo, una ben precisa posizione politica. Come hai detto tu, è stato molto critico sull'immigrazione, quindi contrario, cioè ha incontrato anche diverse settimane fa Orban, condividendo appunto posizioni in materia di immigrazione, e poi lo ha scritto anche nei suoi libri. Quindi questo un carattere fortemente, diciamo, radicale, identitario di Zemmour, no? Secondo te quanto è genuino e quanto è calcolato rispetto alla situazione politica francese? Cioè, nel senso, qui sembra come andare a riprendere delle tematiche che erano proprie di Jean-Marie, no? Del papà di Marine Le Pen, e quindi automaticamente Marine Le Sì. Pen tende un po' ad andare un po' in difficoltà politica. Cioè, come tu Sì, vedi Marine Le questa cosa? Pen, allora, sì, Marine Le Pen è andata in difficoltà politica, questo mi sembra abbastanza Ci palese. sta. E poi, ecco, bisognerebbe aprire una lunga parentesi su quali sono le idee di Zemmour, ma attenzione, quali sono le idee del Zemmour polemista, perché poi c'è molto spesso nel nostro mondo una semplificazione per cui se Zemmour oggi parla contro, non so, contro l'America, eleggiamo Zemmour che sarà un presidente antiatlantista. Non è necessariamente così, perché le idee del polemista potrebbero poi confliggere con il senso generale dell'operazione Zemmour. Esatto. Se ci vogliamo soffermare sulle idee del Zemmour polemista, ad esempio, dal punto di vista geopolitico, per quello che se ne riesce a capire, mi sembra che in realtà abbia delle idee abbastanza interessanti, nel senso che lui è molto forte nella sua critica anche agli Stati Uniti, seguendo una tradizione anche tutta francese, in realtà, che non è, sappiamo che l'antiamericanismo in Francia ha avuto una lunga
una lunga tradizione di destra e di sinistra, insomma, fino a qualche anno fa era pensiero comune, diciamo, in quasi tutti i politici francesi. È molto duro nei confronti degli Stati Uniti. In un recente discorso che ha tenuto ha detto che lo sbarco in Normandia ha avuto una duplice veste, da una parte di liberazione, dall'altra di colonizzazione, e questo, insomma, è una cosa che, per quanto possa non piacere l'aspetto, ribadire l'aspetto della liberazione, però, insomma, detto da una persona che comunque non viene da un mondo fascista o fascistizzante, o comunque nostalgico del mondo che c'era prima dello sbarco in Normandia, è abbastanza forte. Ha simpatie per la Russia, insomma, per un'apertura nei confronti della Russia. Non ho ben capito le sue idee sull'Unione Europea in generale, ma non mi sembra un partigiano della Frexit, cioè dell'uscita della Francia dall'Unione Europea. È interessante, diciamo, da molti punti di vista. Io mi stavo leggendo anche uno dei suoi ultimi libri, che è Mélancolie française, e a un certo punto paragona la Francia a Roma, dicendo che la Francia non è un paese europeo, la Francia è l'Europa, nel senso che è un paese che riassume in sé tutta l'Europa, e anche per questo ha avuto spesso la funzione di unificare l'Europa. Rispetto alla Francia, che è Roma, c'è l'Inghilterra, che è Cartagine e che è il nemico della Francia da 1000 anni. Ecco, queste cose, ad esempio, mi sembrano molto, molto interessanti. Poi ci sono, ovviamente, però, anche delle perplessità. Le perplessità sono molteplici. Alcune sono proprio sulle sue idee. Ad esempio, mi fa piacere che lui sia molto radicale sul tema dell'immigrazione, anche dell'Islam, che sicuramente è un problema, seppur, come dire, molto spesso che si accompagna a quello dell'immigrazione, ma comunque che segue logiche differenti. Sono molto, molto perplesso rispetto, ad esempio, all'assimilazionismo che lui rivendica in maniera molto forte, con tutta una serie di polemiche sui cognomi, sui nomi, che i nomi dovrebbero essere francesi, cosa che anche qui è una cosa tipicamente francese, in realtà, il fatto di puntare tutto sull'assimilazione degli stranieri, che però è qualcosa che è fattibile soltanto in determinati contesti, e che in Francia ormai è una strategia del tutto superata, per cui che il problema dell'immigrazione possa risolversi con l'assimilazione è qualcosa che, insomma, mi sembra non più praticabile. La sua polemica con l'Islam mi sembra a volte malimpostata. Recentemente l'abbiamo visto andare a intervistare una signora con il velo, fare tutta una polemica, chiedergli di togliere il velo, lui si è tolto la cravatta, cioè un teatrino abbastanza improbabile. E poi, appunto, cioè il problema della Francia è il velo, oppure è il velo è la conseguenza di un altro tipo di problematiche. Quindi impostare in questo modo il tema dell'immigrazione rischia di portare, appunto, tutto questo tema centrale, perché è centrale, però su coordinate e su binari fallaciani, anche se io credo che sia, come polemista e come scrittore, sia molto meglio Zemmour della Fallaci, però mi sembra che poi si finisca in qualche modo in quel vicolo cieco. La sua riflessione sulla Francia, io confesso non ho seguito, perché, insomma, poi i suoi libri sulla Francia sono sempre molto lunghi, molto articolati e anche molto francesi, diciamo, con tutta una serie di questioni che interessano molto i francesi e molto pochi non francesi. Però non ho capito bene, poi, di fatto, questa Francia, che non ha detto la sua ultima parola, no? Come è il titolo del suo libro che tu hai citato, che cosa ha in mente, però? Cioè, qual è la Francia che Zemmour ha in mente? Non, cioè, a volte mi sembra un po' che lui ci faccia un quadretto un po' così oleografico della Francia un po' anni 80, che era bella, erano in maggioranza bianchi e si viveva bene, e dobbiamo tornare a quella Francia, a quel periodo d'oro. Boh, mi sembra un come dire, un progetto di molto poco ampio respiro. Ecco, cioè, oggi qualsiasi idea identitaria voglia farsi contestatrice del pensiero unico deve avere anche una sua idea di modernizzazione. Cioè, io vorrei capire, cioè, la Francia di Zemmour qual è? È la Francia degli anni 70, idealizzata,
cristallizzata lì con un po' meno immigrati, o comunque quegli immigrati che ci sono che fanno buoni e non danno fastidio, con il benessere degli anni appunto di quella che per noi era la prima repubblica, per loro comunque erano gli anni 70, insomma, è questa la Francia di Zemmour, c'è cioè un quadretto cristallizzato, oppure ha un'altra idea, io questo non riesco a capirlo ovviamente. E queste sono parte delle mie perplessità sulle sue idee. Poi c'è un giudizio che andrebbe dato, questo però magari gli interlocutori che poi verranno dopo di me magari lo sanno spiegare meglio, sull'operazione. Perché Esatto. poi, appunto, come dicevo prima, noi possiamo stare qui a vivisezionare i libri di Zemmour, i suoi discorsi, lui parla bene di quello, parla bene di quell'altro, e farci un giudizio ideologico e astratto su, le sue idee. Però non è detto che questo conti davvero, anche perché io credo che lui non abbia speranze di diventare presidente. Assolutamente. Quindi, cioè, stare qui a domandarci come sarà la Francia governata da Zemmour è un esercizio puramente artificioso, che non ha alcun senso. Quindi quello che dobbiamo domandarci è cosa significa l'operazione Zemmour. Ora, io non sono complottista per natura, quindi non lo sono neanche con Zemmour. Noto che per essere uno che dice cose a volte molto 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 radicali, molto pesanti, molto comunque disturbanti per il pensiero unico, ha indiscutibilmente uno spazio mediatico non indifferente. Renaud Camus è uno che dice cose molto, molto pesanti, non va mai in televisione, ci è andato una volta adesso di recente, ma non va mai, gli hanno tolto il profilo Twitter e si stampa i libri da solo. Zemmour sta sempre in televisione. Come hai detto tu, stampa il libro, vende 80.000 copie con la Infatti. principale casa editrice francesi. Non so, cioè poi in Francia lo sappiamo, la censura del pensiero unico è un po' più radicale che da noi, dove ci sono i talk show comunque gestiti anche da personaggi di destra che magari non sono sulla nostra linea, ma danno spazio anche a una contestazione dell'immigrazione. Cioè in Francia non c'è tutto questo. In Francia c'è una è difficile accedere alla TV in prima serata con determinate tesi. Zemmour ce la fa. Ripeto, io non sono complottista per natura, quindi non posso dire che lui fa questo perché è spinto da chissà quali poteri, però qualche Ma domanda, insomma, me la pongo, ecco. è certo che uno se la pone perché giustamente credo che, come giustamente hai detto tu, Adriano, neanche lui stesso immagina una vittoria finale all'Eliseo. Nonostante questi sondaggi lo portano a circa il 20% dei consensi in Francia, superando quindi la stessa Marine Le Pen. Calcoli, si dice che Macron attraverso questi sondaggi sia intorno al 24, quindi questi sondaggi automaticamente fanno di Zemmour un possibile candidato, un possibile candidato. Sì, io non mi fido moltissimo dei sondaggi perché molto Certo, spesso vengono usati per esatto. pompare Infatti o meno, insomma, sì. proprio per questo ho mai, diciamo, tolto le parole dalla bocca, volevo proprio arrivare a questo. E comunque sì, ecco, egli appunto affonda molto il discorso sull'immigrazione in sé. Egli stesso si dichiara seguace di De Gaulle, non condanna per niente la Repubblica di Vichy, anzi, ma quindi cerca uno spazio. Ma probabilmente, se non vogliamo proprio essere complottisti, no, Adriano, magari sta ponendo delle basi che in una analisi politica di più ampio respiro, magari più avanti vedremo quale sarà il si, si saprà quale sarà il senso politico vero e proprio della sua, chiamiamola così, discesa in campo. Nel frattempo Sì, la ma poi testa. sai, scusi se ti interrompo, No, ma no, vai, vai. non c'è forse neanche da essere complottisti, nel senso che poi è una Esatto. dinamica che abbiamo visto anche in Italia, anche in altri Esatto. posti. Quando c'è una forza emergente a destra che in qualche modo scompagina i piani degli assetti della destra, capita spesso che la sinistra la sostenga per ovvi motivi. Lo dovrebbe fare anche la destra a parti invertite, ma spesso è troppo miope per farlo, cioè è evidente che c'è chi ha interesse ovviamente che Zemmour vada a rompere le uova nel paniere a Marine Le Pen e quindi ha interesse che monti il fenomeno Zemmour, ma questo lo dico appunto senza alcuna velleità complottista, sono fenomeni quasi in chiaro direi, ecco, però
non lo so, mi lascia, appunto, bisognerebbe inquadrarlo forse in questa prospettiva. So che Gabriele, ad esempio, che dopo interverrà, ha delle sue idee su questo, che lui ovviamente conosce anche meglio di me la politica francese. L'idea è probabilmente quella che si è fatta Gabriele, che io non ho motivi o dati per smentire, che si sostenga Zemmour per appunto affossare Marine Le Pen, mandare al ballottaggio con Macron un candidato della destra moderata, diciamo, che sia più filoamericano, più sarkozista. Quindi in quest'ottica, se questo quadro regge, ad esempio, appunto, quello che dicevo prima, ovvero le idee anti-americane che più volte ribadite, o comunque di ostilità all'influenza americana in Francia e in Europa, che Zemmour ha più volte ribadito, a questo punto verrebbero non ridimensionate, però insomma non dovrebbero pesare molto meno sul giudizio complessivo, perché poi potrebbe benissimo trattarsi di un intellettuale anti-americano che poi è inserito in un disegno che va a sostenere un candidato filoamericano. Quindi, come dicevo prima, la cosa è abbastanza complessa, ma sicuramente gli interlocutori che verranno dopo di me lo sapranno spiegare meglio questo. Benissimo. Allora, Adriano, grazie di questo tuo passaggio qui da noi, e ci hai fornito degli ottimi spunti per questo tema che stiamo affrontando. Quindi, grazie a voi e buona continuazione. Grazie Adriano, alla prossima. Ciao Adriano. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Benissimo, allora eccoci di nuovo. Adesso abbiamo in collegamento telefonico diretto Gabriele Adinolfi. Buonasera Gabriele. Buonasera. Allora, perfetto, tutto va avanti tecnicamente bene. Nonostante il maltempo, hai ascoltato l'intervento di Adriano Scianca. Sì. Immagino che vuoi diciamo dire un po' la tua. Sì, per la prima volta in vita mia ho qualcosa da ridire su quello che ha detto Adriano. Vabbè, siamo qui. Cominciamo da un fatto fondamentale. I sondaggi sono ridicoli. Allora, i sondaggi vengono fatti sempre in Francia per creare dei personaggi in anticipo. E gli stessi istituti di sondaggi hanno ammesso che questi sondaggi sono falsi. Partiamo da quello. Non c'è nessuna possibilità che Zemmour diventi Presidente della Repubblica, neanche che vada al ballottaggio, salvo se l'intera massoneria francese gli sta dietro, cosa che è piuttosto improbabile. Chiunque conosca la storia della Francia e come vanno le elezioni, o chiunque abbia letto Mitterrand che spiega come vanno le elezioni, sa benissimo che Zemmour non ha nessuna chance neanche di andare al ballottaggio, tranne se lo appoggia l'intero Grande Oriente francese, che non penso sia il caso. Nel migliore dei casi per lui, nel peggiore per l'umanità, se lui riesce a fare il totale di tutto con quel discorso classista, perché attenzione, discorso classista particolare che lui sta interpretando, riesce a cogliere al massimo, e dovrebbe, svuotando tutta la destra e tutta Marine Le Pen di quelli che possono accettare quel discorso, riuscirebbe forse a sfiorare il 10%, ma anche questo è improbabile. Questo è importante perché continuiamo a parlare di qualcosa che ci hanno messo sopra, perché come ha fatto notare Mélenchon, 9 miliardari che detengono il 90% dei media francesi hanno fatto in modo che in questi due mesi ci sia stata una media di 230 articoli al giorno, più tutta una serie di interventi televisivi, eccetera, che hanno costruito, pompato da zero questo personaggio, il quale personaggio lavora da 2 anni in una televisione sovranista, tra virgolette, gestita da capitali internazionalisti, e ha parlato tutte le sere per essere rilanciato nel ruolo in cui lo devono mettere, e che poi dopo potremo andare a analizzare avanti. Ora, perché io devo dire che ci sono delle cose che devo contrastare di quello che ha detto Adriano? Cominciamo. Lo sbarco in Normandia. Quello che ha detto Zemmour non è nient'altro che quello che ha detto il generale de Gaulle, il quale generale de Gaulle nel 1964, presidente della Repubblica Francese, lui è sbarcato in Normandia, non solo non è andato al ventennale,
con gli inglesi e con gli americani, ma ha rifiutato tutti gli interventi istituzionalisti. Zemmour si rifà a Charles de Gaulle, ma anche questo, già solo questo, dimostra che è una persona in totale malafede, perché essendo, rifiacendosi contemporaneamente ai pieds noirs, dicendo che è una persona, che è un algerino, che lui è un israelita nato in Algeria, un algeroa, un pieds noirs cacciato dall'Algeria, e motivo per il quale ha i suoi rancori nei confronti dei musulmani, non può essere un amante di De Gaulle, visto che è De Gaulle che li ha fatti cacciare a calci nel sedere. Per cui c'è un qualcosa che stona proprio dall'inizio e che dimostra la sua totale doppiezza, che si dimostra anche sul discorso della politica estera, perché lui dice Adriano, sì, sta facendo un discorso antiamericano, a parte un discorso antiamericano fino a un certo punto perché è trampiano, ma questo discorso antiamericano tipico dei francesi eccetera, uno deve andarlo a vedere. Quando c'è stato l'accordo fra la Cina e l'Unione Europea a livello commerciale, io ho sentito le baggianate, tra l'altro da incapace, di una persona che è molto colta, dicono in storia e poi da dimostrare che sia anche vero, ma che sul resto non penso proprio che abbia molto da dire. Lui stava praticamente difendendo totalmente gli accordi atlantici e stava difendendo la politica economica americana contro quella europea. Quindi ad ogni punto di vista lui può alzare, presentare una cosa, ma ne sta dicendo un'altra, è un falso. Oltretutto, quando si dice che lui sta dicendo le stesse cose di Jean-Marie Le Pen, non è vero, non è assolutamente vero. Jean-Marie Le Pen ha accusato a suo tempo le lobby dell'immigrazione, non ha mai accusato gli immigrati, non ha mai attaccato l'Islam. Ora, Jean-Marie Le Pen dice giustamente che lui sta riportando il discorso del problema dell'immigrazione, ma lo sta facendo in una maniera classista, antintoniana, razzista sociale, e lo sta facendo tra l'altro nel momento più sbagliato in assoluto. Perché? Perché è più sbagliato in assoluto? Perché il problema in Francia non sono più gli immigrati, perché oramai sono immigrati di quarta generazione, e dal 2018, cioè da prima del Covid, che il primo presidente francese che ha combattuto di fatto l'immigrazione e che l'ha ridotta è Macron. E non solo, il primo presidente francese che si è messo a fare delle leggi o proporre delle leggi per bloccare i finanziamenti alle organizzazioni islamiste, che non sono quelle islamiche, è Macron. Quindi oltretutto è fuori tempo massimo e sta dicendo un sacco di baggianate, come su una serie di altre cose, tranne il wok. L'unica cosa positiva di quello che sta dicendo questo cialtrone sono i posizionamenti contro i woke, ovvero contro, diciamo, sono i posizionamenti, chiamiamoli maschilisti, e di cultura positivamente reazionaria. Il che andrebbe anche bene, sarebbe l'unica cosa buona di questo personaggio, soltanto che non è il fisico, non è il physique du rôle, perché se devi fare il macio devi essere come Jean-Marie Le Pen, oppure devi andare a mandare una donna che ci crede, come Marion Le Pen. Ci va lui, fa ridere. Tutto qui. Questo è importante, perché se no non sappiamo di che stiamo parlando. Quindi non è un elettrone impazzito, perché non lo è, non è un battitore libero, è semplicemente uno schiavo di come l'ha chiamato qualcuno in Francia, le chameau de Troie, il cammello di Troia, è quello che sta portando tutta una serie di problematiche, cioè, verso il macero. E lo sta facendo scientemente, che poi dopo magari lui possa, per il suo narcisismo, pensare addirittura di fare una gran bella carriera, non lo so, però che sia il prodotto di una serie di lobby, e che queste lobby l'abbiano creato appositamente, che questo qui stia facendo un'operazione che è deleteria in tutto e per tutto, non ci piove. Poi possiamo andare a spiegarla magari nel prossimo intervento. Sì, no, a conclusione, diciamo, comunque con Adriano avevamo commentato appunto la fragilità di questi sondaggi francesi, ma io stesso, diciamo, nel seguire un pochino la preparazione di questa puntata, quindi mi sono un pochino interessato di questa figura, di questo Zemmour, a me subito mi sono apparsi, nonostante io non mi ritenga un luminare della politica internazionale, mi sono apparse subito agli occhi alcune importanti contraddizioni che tu hai appunto messo in evidenza benissimo, quindi non mi ripeterò.
però sì, una cosa, scusa. Sì, vai, vai. Scusa. Un'altra cosa che ho dimenticato, Adriano è nato nel 1980, per cui non lo può sapere, mi parla della Francia bianca degli anni 80. Beato lui. La Francia non è più bianca dagli inizi degli anni 70, okay. E se non lo è più, lo si deve esattamente a quel partito politico e a quell'ambiente di cui Zemmour fa parte e che rivendica e che vuole ricostituire. Perché lui ha detto chiaro e tondo che vuole ricostituire l'RPR, cioè il partito che ha prodotto l'immigrazione, e ha detto chiaramente che si rifà a Sarkozy, cioè l'uomo che ha distrutto, che ha creato i grossi problemi importanti dell'immigrazione con l'attacco in Libia, il nostro nemico storico, un uomo che, guarda caso, gli stessi servizi francesi denunciarono a suo tempo di essere un agente israeliano all'Eliseo, mm-hmm. E... tanto per farla vedere il suo concetto di Europa o di fraternità dei popoli, parla anche del fatto che il nord Italia tutto sommato dovrebbe essere francese. Senti, ti faccio una brevissima domanda, così poi dopo ci risentiamo verso più avanti nella trasmissione. Secondo te si può paragonare Zemmour a Steve Bannon? Steve Bannon è sicuramente un ciarlatano, un truffatore, però con salti in banco non è nulla. Zemmour è comunque un'intelligenza culturale, è comunque un agente serio, cioè no. Bannon è un nulla, Zemmour è un cancro. Ci sono delle differenze di profilo, insomma, dai. Sì. Ok, va bene Gabriele, allora ci sentiamo più avanti dopo che è intervenuto anche Ciber da Wed. Perfetto. Adesso abbiamo in collegamento più che diretto, diciamo così, Ciber da Wed, responsabile delle edizioni Avatar e comunque esperto di politica internazionale, quindi anche francese. Buonasera Gilbert. Buonasera a tutti. Allora Gilbert, tu sei in nostra compagnia e lo sarai per tutta la durata della trasmissione, ciò ti fa onore chiaramente, perché... Allora, hai ascoltato entrambi gli interventi, sia quello di Adriano che quello di Gabriele, no? Un po' so che tu volevi ancora rettificare in maniera più potenziata il tutto. Vai. Ti ringrazio Giancarlo. Allora, no, volevo solo aggiungere a quello che ha detto Gabriele, a parte che il cammello di Troia è mia, dunque prendo il copyright su questo commento. È uno. Il problema di Zemmour, che ci parla sempre dell'Algeria francese e del suo trauma, sì è di origine di una famiglia che è berbera algerina, come ha detto lui, però lui è nato a Montreuil, che è a Parigi, una periferia di Parigi, nel 1958, quattro anni prima che la Francia abbandoni l'Algeria. Dunque la sua famiglia è partita dall'Algeria tranquillamente, senza essere né espulsa, né rapatriata, né niente di niente. Dunque il suo trauma, io non riesco a capire che tipo di trauma questo qua ha, visto che è diventato francese, la sua famiglia è diventata francese grazie al decreto Crémieux del 1870. Dunque è incredibile. In secondo luogo, quest'uomo di destra non ha mai votato per la destra. Lui stesso ha ammesso che ha votato per Mitterrand, quando Mitterrand si presentava alle elezioni, e non ha mai chiesto a nessuno di votare per Jean-Marie Le Pen quando Jean-Marie è passato al ballottaggio alle elezioni presidenziali, e non ha mai chiesto a far votare a Marine Le Pen sia nella prima che nella seconda volta che si è presentata alle elezioni presidenziali. Gabriele giustamente anche parla di CNews. Io aggiungo un'altra cosa: CNews, che è diventato un canale di destra o la rete di destra, televisiva di destra in Francia, fa parte al gruppo Canal Plus. Canal Plus storicamente è stata una rete dei bobo francesi, dei radical chic. E come, per esempio, non so, è impensabile, solo in Francia può succedere una cosa del genere, dove ci sono dei canali che fanno parte allo stesso gruppo, che sono sia di sinistra
che di destra. Dunque, questo spiegherebbe che CNews è una manovra politica per lanciare sul teatro politico Zemmour. Poi aggiungo l'ultima cosa che voglio aggiungere su quello che ha detto Gabriele, che Zemmour combatte la cultura woke. È vero a parole, perché ha annunciato, quando è diventato o quasi diventato candidato, che non rimetterà in questione la legge sul matrimonio gay. Dunque non si può combattere la cultura woke e non rimettere in questione questo tipo di matrimonio. Solo questo volevo aggiungere, solo questo su quello che ha detto Gabriele, e sono d'accordo, globalmente sono d'accordo al 100% su quello che ha detto Gabriele su Zemmour. Se vuoi adesso, Giancarlo, cominciamo, ritorno su quello che avevamo preparato per discutere per preparare la puntata su Zemmour. Benissimo, benissimo. Allora, prima di tutto un commento sul titolo di questa puntata, se permetti. Certo. Per me, di fatto, il sovranismo attuale è sinonimo di atlantismo. Questa corrente che io definisco di wokismo patriota proviene infatti da ambienti del sistema. Dunque, alla differenza della Francia e dell'Italia, in tutti i paesi del nord Europa, nel mondo anglosassone e protestante, il sovranismo ha preso forma in partiti politici creati ex novo, in genere da personaggi provenienti appunto da ambienti della cultura gay, dunque woke, e o della corrente sionista. Qualche esempio: gli olandesi Pim Fortuyn e Geert Wilders, la tedesca Alice Weidel, i francesi Gilles-William Goldanel, Elisabeth Levy e Alain Finkielkraut, che tutti e tre sostengono la candidatura di Zemmour. Ricordo che l'inventore del concetto della grande sostituzione, l'autore Renaud Camus, che Adriano ha citato, era iscritto nel 1970 al 1980 al Partito Socialista Francese e dal 1978 al 1995 fu un autore gay stimato nella comunità LGBTQ dell'epoca, e all'epoca partecipava anche alla rivista Gay Pied. Dunque, tutti questi personaggi che cosa hanno in comune? Per ovvi motivi hanno in comune l'odio dell'Islam, che si contrappone alla cultura gay e al sionismo. In genere, dunque, per i gruppi sovranisti il nemico non è né il sistema né il capitalismo, ma l'Islam. Ed è questa la funzione vera di Zemmour. Lui non vuole combattere veramente l'immigrazione. Lui, i suoi attacchi sono contro l'Islam. Ha pure definito Islam e islamismo uguale. Non fa la differenziazione tra l'Islam, gli islamisti e i salafiti e le differenti correnti islamiche. Dunque, dicevo, l'eccezione di questo fenomeno sono la Francia e l'Italia, dove dei partiti di opposizione di destra, tanto per non citarli, Fratelli d'Italia e il Rassemblement National, ex Front National in Francia, hanno cominciato a autodefinirsi come sovranisti per superare le etichette ghettizzanti di estrema destra o di neofascismo in Italia. In Germania l'NPD, il Partito Nazionale Democratico Tedesco, partito storico nato nel 64, troppo debole, è stato per il momento travolto dai wokisti patrioti dell'Alternativa per la Germania, di cui la tedesca Alice Weidel ho citato prima. E perché l'ho citata prima? La Alice Weidel è lesbica e la sua compagna, che vive in Svizzera, è un'immigrata del Sri Lanka con una figlia. Dunque, come vediamo, c'è una differenza tra il discorso pubblico di questi partiti e nella realtà di quello che sono i dirigenti. Dunque, la raison d'être di Eric Zemmour in Francia e di porre fine a questa eccezione francese e ha come obiettivo di prendere totalmente controllo di quello che chiamerò per facilità la destra nazionale, o almeno come minimo di spaccarla e di isolare le correnti che esprimono un rifiuto totale del sistema, dell'atlantismo e del sionismo. Tutti sanno che Zemmour, anche se sarà presente al secondo turno, cosa che sono certo non succederà, io sono convinto come Gabriele che Zemmour non può superare il 10%, non credo che neanche supererà il 7%, perché il suo pubblico è il pubblico
che prevalentemente vive ancora la guerra d'Algeria e da un problema monotematico sull'Islam. Tuttavia, una buona campagna presidenziale potrebbe permettergli a Zemmour di diventare il primo partito di opposizione alle prossime elezioni legislative previste per il 21 giugno del 2022. Le elezioni presidenziali sono previste per il 10 e 24 aprile 2022. Generalmente in Francia chiunque ha dei buoni risultati alle elezioni presidenziali viene premiato alle elezioni legislative, cosa che è successa con Macron, il cui neopartito all'epoca aveva ottenuto 5 anni fa la maggioranza assoluta. Io credo che questo quello che contano quelli che stanno dietro a Zemmour, che faccia un'ottima campagna presidenziale per permettergli con il loro neopartito che stanno creando di poter entrare al Parlamento e di sbarrare la strada alla destra nazionale francese rappresentata da Marine Le Pen. Ma prima sì, dimmi. C'è una domanda che ci arriva direttamente da un nostro ascoltatore, probabilmente di lingua francese, e quindi l'italiano è un po', diciamo, poco corretto, ma cerco di interpretare, no? Che a cui probabilmente tu nella tua esposizione hai già risposto. Ci chiede il signor Chaban Guillem se tu ritieni che il sovranismo attuale di Zemmour sia di fatto atlantista. Ah, sì, assolutamente, perché fa parte di questa corrente del Nord Europa che non ha radici storiche, cosa che il fenomeno in Italia, come ho detto prima, qua l'Italia e in Francia i partiti esistenti hanno cominciato a autodichiararsi sovranisti per utilizzare un termine moderno, uscire dal ghetto, diciamo così, per farla semplicemente. Mentre la radice sovranista di tutti i partiti del Nord Europa e del mondo protestante anglosassone si iscrive in un contesto anti-islamico per le ragioni culturali che ho dato, che sono la cultura gay, il sionismo e il wokismo, e si rifanno all'atlantismo, ovviamente. Penso che ho risposto, giusto? Sì, certo. Dunque, continuo se permetti. Certo, vai, vai. Ma prima di andare oltre, chi è questo? È bene anche definire chi è questo personaggio Zemmour, che da almeno 3 mesi è tutti i giorni discusso, citato e invitato in tutti i media francesi, cosa che ha detto, ricordato Gabriele, che ci sono stati dei migliaia di articoli ed è invitato regolarmente. E che il 10 settembre il Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, che è il Consiglio di Controllo dei media in Francia, ha lanciato la sua campagna decidendo di considerarlo come un candidato e dunque di contabilizzare il suo tempo di parola nei media. In Francia, quando ci sono le elezioni, ricordo, questo lo accenno ai nostri ascoltatori, c'è questo Consiglio Superiore dell'Audiovisuel che controlla il tempo di parola dei candidati nelle varie TV e nei media per verificare che sono trattati in un modo più o meno uguale. Allora, Éric Zemmour è nato il 31 agosto del 58 a Montreuil, come dicevo prima, l'attuale Saint-Saint-Denis, che fa parte della Grande Parigi, da una famiglia francese proveniente dall'Algeria. Dunque sono arrivati in Francia almeno 4 anni prima del ritiro francese da quel paese. La sua famiglia, come lo ha ribadito lui stesso, è di origine berbera ebrea, dunque ebreo arabo per parlare in semplici parole. Zemmour in berbero significa oliveto ed è diventata francese nel 1870 con il decreto Cremieux, che è un famoso decreto che è stato fatto dai francesi, dal governo francese, per aumentare il numero dei francesi in Algeria contro la popolazione locale araba islamica. Dunque questo si parla di assimilazione e non è ancora assimilato lui stesso, perché continua a parlarne. È diplomato da Sciences Po, dunque dall'Istituto di Scienze Politiche di Parigi,
Nell'86 comincia la sua carriera di giornalista al Quotidien de Paris. Nel 1996 comincerà a lavorare nel giornale di centrodestra Il Figaro e il Figaro Magazine fino a quest'estate. Comincerà ad essere conosciuto dal grande pubblico e a diventare famoso partecipando a del talk show su Itélé, France 2, Paris Première e in ultimo dal 2019 a quest'estate su CNews, che fa parte del gruppo Canal Plus. E il programma col programma Face à l'info. Grazie al successo di questo programma, CNews diventa il primo canale di news francese. Dunque, qua raggiungo Adriano e anche Gabriele. È strano che un mondo dei media francesi, che sono totalmente controllati dalla cultura politicamente corretta, dal wokismo, dalla sinistra e anche dall'estrema sinistra, che questo personaggio, che pur è stato condannato per dichiarazioni razziste, dunque politicamente non corrette, è rimasto così tanto nei media francesi. Ricordo a tutti che Dieudonné, che è un comico, per uno sketch che ha paragonato i coloni israeliani a dei nazisti SS, è stato cacciato dalla TV in Francia e non ha più avuto accesso da ormai svariati anni ai media francesi. Dunque, chiaramente c'è gente che ha interesse di avere Zemmour come cronista nelle TV e senz'altro lui ha delle capacità di entertainment abbastanza e di polemica che sono abbastanza solidi. Durante questo dunque, periodo scriverà anche una ventina di libri centrati sulla storia, temi di società e sul declino della Francia. Sei dei suoi libri sono un successo di libreria, tra cui l'ultimo, La France n'a pas dit son dernier mot, è già accennato da Gabriele e da Adriano, penso, e da quanto è uscito 2 mesi fa, primo nella classifica delle vendite su Amazon. Allora, i suoi interventi, effettivamente, e articoli si concentrano principalmente sulla crisi delle banlieue, che sarebbero le periferie a maggioranza immigrata, e la criminalità e l'islamismo, che porteranno, secondo Zemmour, a una sostituzione della popolazione autoctona, dunque quel famoso sostituzione di Renaud Camus, un cambio di civilizzazione e dunque una guerra civile. Oggettivamente, malgrado lo scandalo e le polemiche, è il primo giornalista che ha dopo potuto esprimersi in questo modo in un panorama mediatico politicamente corretto. È lecito domandarsi il perché. E adesso, senza mai aver fatto politica, si presenta pure e dal nulla alle prossime elezioni presidenziali. Ma il suo attacco costante sull'immigrazione è prevalentemente concentrato sull'Islam e l'islamismo. Tra l'altro, ha anche osato dire una cosa impensabile, che tutta la criminalità delle banlieue è in realtà diretta dagli islamisti. È vero, questo lo ha affermato in una trasmissione in maniera molto decisa, sostenuto proprio che la gran parte dei problemi delle banlieue dipendono dagli islamici, lo ha detto chiaramente, quindi no, era così per confermarti un pochino la veridicità della Hai cosa. fatto bene a dirlo, e poi per riprendere anche sulla politica estera, per dire che lui si dichiara che non è che riprendiamo l'ascoltatore che ha fatto la domanda sul fatto che è atlantista o meno, l'ascoltatore francese che ha fatto la domanda. Ricordo a tutti che Zemmour ha osato dire questa cosa incredibile, che la sto cercando qua. Ah, eccola qua. Dunque, per definire, perché molte volte Zemmour parla di cose, diciamo, che sono sovraniste, nel senso che contro l'Europa, l'Unione Europea, che contro la guerra in Libia e queste cose qua. Ma quando arriviamo al crux, quando arriviamo alle decisioni finali, uno nota già Zemmour, che prima da cronista ha detto che voleva lasciare sia l'Unione Europea che l'euro, da candidato, da quasi candidato, insomma, questo mese ha dichiarato che ormai la Francia fa parte dell'Unione Europea e dell'euro e che costerà troppo, troppo
per la Francia di lasciare questa organizzazione, e dunque meglio rimanerci. Dunque, su Israele, Zemmour è un sostenitore accanito di questa entità, dell'entità sionista. Ha dichiarato ultimamente, come candidato o pseudo candidato, i palestinesi sono una nazione che non esiste, inventata dal KGB, tempi fa erano giordani ed egiziani. Cosa tra l'altro che storicamente, al di là dell'ideologia, se uno è d'accordo o meno, è falsa, perché uno, il KGB non esisteva nel 48, giusto? E la Giordania e la Palestina preesiste la nascita della Giordania, Giordania che è nata come Stato nel 46, mentre la Palestina esiste ben prima. Dunque questo è il Zemmour il Zemmour sovranista. In realtà è un filo sionista, sostenitore di Israele e dunque atlantista. Lo dimostra questa dichiarazione. E tra l'altro Zemmour non è neanche un pied noir, come abbiamo detto, per ritornare sulle sue origini, perché il pied noir è un termine dato in Francia ai francesi che sono venuti dalla Francia per colonizzare l'Algeria. Ora lui ha fatto la strada contraria, e un algerino berbero che è diventato francese grazie al decreto Cremieux e che ha lasciato l'Algeria prima che l'Algeria fosse abbandonata da De Gaulle, il famoso discorso del 62, e dunque quando era la Francia era, quando l'Algeria era ancora francese. Dunque non si può capire questo odio che Zemmour ha per in realtà gli algerini. Esatto, ma giustamente, no, io avrei moltissime curiosità, moltissime domande da poter fare, no? Giustamente tu hai tracciato diciamo il percorso, diciamo, un po' così di vita di Zemmour, no? Cioè della serie dimmi da dove vieni e ti dirò chi sei, no? Può essere anche valida questa cosa qui. Perché ti dico questo, Gibè? Perché ho delle curiosità da porti. Nella mia così basilare analisi sono andato a trovare, diciamo, in un sito specializzato in questo, no? Che praticamente ci sono delle istituzioni ebraiche di Francia che contestano aspramente Eric Zemmour, il suo operato, no? Addirittura, guarda, ti cito anche il nome, il signor Francis Califat, presidente del CRIF, cioè Consiglio delle Rappresentanze delle Istituzioni degli Ebrei di Francia, sostiene che farebbe meglio Eric Zemmour a non candidarsi per niente all'Eliseo, cioè a uscire fuori di scena, no? Perché insomma si sono un po' molto adirati di questa cosa qua. Secondo te quanto c'è di contrasto, cioè perché questo contrasto, no? Perché c'è una differenza di religiosità all'interno della loro stessa, diciamo, etnia? Come possiamo, cioè, come valuti tu questa, allora, questo attacco delle istituzioni ebraiche francesi, che hanno una grande voce in capitolo in Francia, questo attacco a Zemmour, come lo valuti? Allora bisogna mettere un altro quadro adesso su Zemmour, che lui, che è un fautore dell'assimilazione. Esatto. L'assimilazione sarebbe la differenza dell'integrazione. Quando uno diventa uno straniero, diventa totalmente immerso nel paese o nella cultura, nella civilizzazione dove vive, per a termine perdere le sue origini. Chiaramente i figli diventeranno, non so, uno straniero che vive in Italia si immerge nella cultura e nella civilizzazione italiana, dà dei nomi italiani ai suoi figli e i suoi figli diventano italiani, non si ricordano neanche più dell'origine del padre. Questa è la vera assimilazione. Mentre l'integrazione è uno che mantiene la sua origine, ma si integra nella cultura dove vive. Zemmour è un falso assimilato, perché lui stesso l'ha finalmente detto.
per lui l'assimilazione è pubblica, nel senso porta giacca e estetica, porta giacca e cravatta, si chiama Eric. Però lui stesso ha detto che quando va in sinagoga il suo nome è Moshe. Dunque ha un'assimilazione pubblica e quando ritorna a casa è di nuovo comunitario. Ci parla sempre della nazione francese, ma si nota che lui è sposato con una ebrea algerina. Si nota che nella sua equipe elettorale la CNAFO, la sua consigliera principale, è ebrea algerina. I suoi quattro banchieri, così definiti, sono ebrei algerini, di origine algerina, chiaramente. E un altro consigliere è della stessa origine. Penso che la candidatura di Zemmour sta creando in realtà un grosso scisma tra gli ebrei Ashkenaz, dunque europei, con gli ebrei arabi provenienti dall'Algeria e anche dal Marocco, che in Francia, grazie a questo famoso decreto Rémy, sono diventati francesi, sono molto più militanti e controllano i media che gli Ashkenaz o gli ebrei europei, che sono stati assimilati o integrati da anni. Tra l'altro, da notare, ritorno un po' nella storia, quando Zemmour è entrato a far parte di CNews 2 anni fa per il famoso programma Face à l'Info, che lo ha veramente lanciato in politica, all'epoca la sinistra e l'estrema sinistra e il centrodestra e tra l'altro le organizzazioni ufficiali della comunità ebraica in Francia hanno dichiarato il boycott, di boycottare questo programma di Face à l'Info di Zemmour, dico di non andarci, di rifiutare di dibattere con lui. Chi ha rotto questo boycott, questo divieto di andare? Per l'appunto il filosofo Bernard Henri Lévy, che è di origine ebraico-marocchina. Dunque c'è una lotta interna tra queste due comunità che da tempo, che ha visto il giorno oggi grazie alla candidatura di Zemmour. Faccio notare che Bernard Henri Lévy è un doppio gioco, è un gioco delle parti. Bernard Henri Lévy ha permesso con altri 2 o 3 rappresentanti dei Sefarad, degli intellettuali di origine Sefarad in Francia, di rompere il boycott a Zemmour su CNews, ma è lo stesso Bernard Henri Lévy adesso che condanna la candidatura di Zemmour. Dunque c'è un gioco delle parti in questa comunità e siamo arrivati al colmo dove un giornalista intervista il grande rabbino di Francia e gli chiede: ma Zemmour è un ebreo e vuole continuare? E lo ferma il grande rabbino e gli dice: Zemmour è un ebreo, non lo sapevo. E continua in una maniera molto fine e intelligente: io non guardo le religioni degli altri, io quando vedo una persona vedo la sua nazionalità. Zemmour è un francese. E da lì continua il grande rabbino di Francia, condanna Zemmour per antisemitismo. Dunque siamo arrivati all'assurdo che una parte della comunità ebraica in Francia condanna Zemmour, un ebreo algerino, di antisemitismo, nel senso non antisemitismo, perché gli arabi sono anche semiti, di antigiudaismo. Dunque è guerra aperta tra queste comunità. O fanno il gioco delle parti o è veramente guerra aperta. Io penso che sicuramente questa candidatura cambierà il peso politico della comunità sefarad, dunque degli ebrei arabi in Europa e in Francia, e gli permetterà forse di controllare qualche organizzazione di questa comunità. Dunque è una cosa da seguire, è molto interessante quello che sta succedendo all'interno di questa comunità. Esatto, è molto interessante, proprio per questo ho voluto nella mia semplicità provocarti su questo argomento. Qualcuno ci scrive e ci chiede: può essere Zemmour un agente sionista? Ma questo io non... non so rispondere, però guarda, potrebbe, tutto è possibile.
Guarda, io non faccio, come Adriano ha detto, giustamente, che lui non fa nelle teorie, non ama le teorie complottiste. Io aggiungo, non faccio del complottismo, faccio della constatazione. Non ha Esatto. bisogno di essere un agente sionista, è un sionista. Abbiamo risposto, signor Guglielmo. Perché Infatti, sì. è un difensore accanito di Israele, e lo ha detto. E lo ripete e non cesserà di ripeterlo. Infatti la contraddizione che mi è apparsa più macroscopica di Zemmour, il fatto che lui comunque giustamente conserva appieno le sue radici religiose, le sue sistema di vita, eccetera, no? Però egli quando parla nelle televisioni o scrive, si dichiara fortemente contrario a qualsiasi tipo di immigrazione dall'Africa, dal Medio Oriente, egli pone sul tavolo complottismo della sostituzione etnica, denigra le democrazie europee, esprime in maniera diretta contro i diritti civili di omosessuali, la parità di genere delle donne, però, come dici tu, lui conserva, diciamo, un atteggiamento molto radicato rispetto alle sue origini e alle sue, appunto, alla sua religione, no? Quindi Giustamente Giancarlo, questo. tra l'altro, scusa, ma Sì. per interromperti, la sua candidatura realmente ha fatto apparire queste cose che erano, tra virgolette, nascoste perché nessuno ne parlava. E tutto quello che stiamo dicendo qua è lui stesso che l'ha detto. Dunque non sono delle voci riportate e tutto, sono cose dette ufficialmente in pubblico da lui. Praticamente Perfetto. la sua filosofia di assimilazione è: fate quello che dico io, ma io faccio quello che mi pare. Dunque, il musulmano esteticamente dà fastidio a Zemmour perché c'è la barba lunga e magari si chiama Muhammad e non veste all'occidentale. Ma Zemmour sarebbe contentissimo se il musulmano farebbe come lui. Praticamente in pubblico sta in giacca e cravatta, si rade la barba, si chiama François e poi va a casa, si chiama in moschea e si chiama Muhammad. È un'ipocrisia totale. Perfetto, quindi diciamo vedo con piacere che questa trasmissione sta andando avanti non solo in maniera dinamica, ma sta diciamo risolvendo alcuni quesiti così di carattere politico che stiamo mettendo in luce alcuni aspetti che magari ai più non appaiono. Scusa Dimmi. se posso interromperti Vai, di nuovo, sono certo. in ruota libera adesso, mi è venuta in mente Certo. un'altra cosa sull'Islam. Ultimamente ha detto una cosa che mi ha fatto, Zemmour, che mi ha fatto andare, stavo per rompere la TV, insomma. Sull'attentato del terrorista islamista, pardon, Merah in Francia qualche anno fa. A Tolosa, dici? Quello fatti di Tolosa? No, infatti. Fatto Praticamente, schifo, lì ha fatto proprio schifo Zemmour. sì, ma tra l'altro, e questo non l'hanno discusso molto in Francia, perché in questo momento in Francia, quando Zemmour, di cui si discute tra Zemmour e Bernard-Henri Lévy, si parla di Vichy, di queste cose, e si Sì. contano il numero di morti di ebrei, ma si dimenticano gli altri, sia i francesi all'epoca di Vichy, che è molto importante, dopotutto eravamo in Francia, ma con l'attentato di Tolosa. È morto un soldato francese di origine dell'Algeria, dell'Africa del Nord. Giusto? Questo Sì. soldato, come tra l'altro tutte le vittime e Merah, dunque il terrorista, hanno voluto essere, come dire, i funerali nei paesi di origine. Dunque la mamma di Merah, del soldato francese, ha voluto che sia sepolto in Algeria, penso che sia algerino d'origine. Allo scandalo di Zemmour, ma faccio notare a Zemmour tramite la Radio Cultura Europa che quel musulmano soldato francese
è andato a combattere per la Francia in Afghanistan, cosa che Zemmour non ha mai fatto, né la sua famiglia ha mai fatto, a combattere per la Francia in Algeria. Tu credi che un po' di decenza? E dunque, se la mamma di questo soldato che ha perso il figlio di origine algerina vuole seppellirlo dove sono i suoi antenati, sempre con la bandiera francese, non vedo che c'è di male, o sbaglio? Assolutamente no, ma infatti, allora adesso diciamo, secondo me, adesso tornando un po' su un'analisi un po' più profonda di questo personaggio, delle idee politiche che professa, o meglio, di cui si ammanta di professare, io ritengo una cosa, insomma, abbastanza fondamentale, secondo me. Appare un po', ai miei occhi appare un fenomeno costruito, no? Che ha un ben preciso scopo politico nel panorama francese. Ecco, io cerco di dare questa chiave di lettura e la voglio confrontare con voi, anche con chi ci ascolta, se, visto che stanno intervenendo in maniera interessante, no? Nessuno può affermare che sto Zemmour diventi presidente della Francia, nemmeno lui ci crede, nonostante alle spalle ci abbia degli importanti imprenditori francesi come Vincent Bolloré, per cui da un punto di vista economico ci avrebbe pure tutto quanto il supporto necessario, no? Sappiamo che questi sondaggi francesi sono appunto fatti apposta, vabbè, pure in Italia succedono ste cose, ormai l'abbiamo capito. Però secondo me la sua azione è un po' più di ampio respiro, nel senso che adesso butto sul tavolo della trasmissione un quesito che magari, anche se vuoi raccogliere, o anche gli altri relatori, così per dare un po' un più ampio spazio al nostro ragionamento. In Europa assistiamo al ritiro politico della Merkel, no? Quindi insomma, la Merkel, la Germania, che hanno, diciamo, sempre ha avuto un peso importantissimo nella guida politica dell'Europa, nella leadership, no? Quindi si crea, possiamo dire, un buco, un piccolo vuoto di potere, e quindi per Macron il pericolo Le Pen può essere scongiurato appunto da un'azione di Zemmour, no? Che va a raschiare un certo quantitativo di voti, improvvisandosi sovranista, paladino dell'antiimmigrazione e compagnia, tutte le cose che abbiamo detto fino adesso. Quindi, qual è in futuro la situazione? La Le Pen già è in forte difficoltà, diciamo, da un punto di vista politico. Una ulteriore, diciamo, spaccatura, diciamo, da destra, no? Ad opera di Zemmour, è automatico che tutto va a favore di Macron, e Macron potrebbe nel breve tempo riuscire anche a guadagnare una leadership alla guida europea stessa, visto che c'è, insomma, l'Italia sta a guardare sempre quando succedono queste cose, no? Noi sembra che stiamo sempre chissà dove, eppure, cioè, mi sembra ormai, no, noi non c'entriamo niente, che ci importa? Io vedo che ci sono dei meccanismi politici che in Francia si stanno muovendo ad arte per poter raggiungere uno scopo in futuro. Penso che Zemmour sia solamente un cavallo di battaglia, come hai detto te, perché poi probabilmente si presenterà alle elezioni politiche, no? Con il suo partito, si dice Vox Populi, che presenterà a metà novembre pure lui un partito, no? Per cui andrà sempre lì a batte cassa. Quindi lui si capisce che c'ha uno scopo ben preciso, no? Però in futuro pensi che tutto questo possa essere collegato anche al fatto che alla padronanza di una leadership europea politica, dico io, a guida francese, visto che la Merkel da una parte ha abdicato, quindi la Germania sta un po'... E quindi anche l'azione di Zemmour, tutte queste
scusate se lo dico, ste minchiate che dice sul sovranismo, su ste cose, cioè sull'immigrazione, no? Che si spaccia per quello che non è, poi alla fine servono per rompere un fronte della destra francese, e quindi lanciare Macron verso poi più ampi lidi. Come la vedi tu questa specie di analisi? Sì. Sono da redarguire oppure c'è può essere qualcosa di... Sì, di... Giancarlo, prima di risponderti, vai. Sull'ultima cretinata, prima di risponderti in dettaglio, sull'ultima cretinata di Zemmour, ha detto che ha paura che la Francia diventi la libanizzazione della Francia, che la Francia diventi come il Libano, dimenticando che in Libano sia i musulmani e i cristiani sono tutti e due libanesi. Dunque non si può fare il parallelo, che il Libano tra l'altro è stato creato prendendo una parte della Siria, è nato dal volere della Francia, dalla potenza coloniale francese dell'epoca, in un controbilanciamento alla presenza inglese in Medio Oriente, creando artificialmente il Libano, aggiungendo prendendolo dalla Siria. Dunque Zemmour le cazzate ne dice di tante. Per risponderti su quello che è la sua funzione, a parte di distruggere il campo nazionale della destra nazionale e le correnti, diciamo, che sono risolutamente antisistema e antiatlantiste, per fare in modo, per normalizzare questo campo, di rimetterlo nel girone del sovranismo nordeuropeo e protestante, penso che è importante. Tu dimentichi una cosa, penso che sono i socialdemocratici che hanno vinto in Germania, ed è all'epoca di Schröder, i socialdemocratici, che c'è stato l'asse, un tentativo di asse Parigi-Berlino-Mosca. Dunque io penso che l'obiettivo Zemmour è di indebolire la Francia per non permettere quest'asse, per fare in modo che la Francia rimanga, anche con Macron come presidente, nel girone atlantista. Questo penso che sia una funzione di Zemmour a livello di politica estera. Tra l'altro c'è una terza ipotesi che io trovo comica, che è possibile che il giornale L'Express francese, il settimanale L'Express francese ha detto, che è anche possibile, come noi sappiamo i sondaggi sono tutti fasulli, insomma non è possibile che Macron rimanga al 24% quando il suo partito 3 mesi fa alle elezioni regionali ha faticato a fare il 9%. C'è un divario dal 9 al 24% che è abbastanza grande, che va al di là di tutti gli errori statistici di questo tipo di esercizio o di gioco. Che queste ipotesi che passano al ballottaggio Zemmour contro Marine Le Pen, cosa che sarebbe veramente favolosa. Clamorosa sarebbe. Sarebbe una cosa che a noi ci divertirà, ma penso che ci sarà un panico in Francia. Non ci credo molto, ma penso che la candidatura di Zemmour e di indebolire le correnti, che siano di destra o di sinistra, in tutti i partiti, perché l'antiatlantismo in Francia è trasversale, tra l'altro. È bene precisarlo. In tutti i partiti c'è una corrente fortemente c'è una corrente antiatlantista. Dunque penso che questa candidatura è di indebolire la Francia e di lasciarla nel girone atlantista, perché non si permetta di fare un tentativo con i socialdemocratici tedeschi, che tra poco arriveranno alla guida, che sono arrivati alla guida del paese, ma che stanno formando un governo, che si faccia un ennesimo tentativo di asse tra Parigi, Berlino e Mosca, appunto. Allora, eccoci di nuovo presenti. Gabriele Dinolfi, secondo te la figura di Zemmour, quanto e quindi tutto il suo operato politico di questi ultimi tempi è finalizzato in chiave anti-europea, in seconda battuta, ma anche in chiave anti-francese? Cioè, secondo te, il ragionamento che noi abbiamo portato avanti, la sua
iniziativa politica serve a dividere questo cosiddetto fronte della destra francese, no? Però poi di conseguenza No, su questo non sono d'accordo. Non è che vuole era per dividere quel punti della destra vai. francese. Ah, Era questo che volevo chiederti. lui vuole fare una doppia sostituzione. Ora mi spiego, cioè, perché io non sono d'accordo che Zemmour aiuti Macron. Secondo me lui è contro Macron in maniera più totale, perché proprio per il discorso di essere antifrancese e antieuropeo, perché non dobbiamo dimenticare che Macron ha rilanciato la politica che era stata abbandonata da quando l'agente atlantico Sarkozy, a cui si rifà chiaramente a chiare lettere Zemmour, che gli ha pure mandato un messaggio di solidarietà per i suoi processi di corruzione e via dicendo, l'aveva cambiata, ha provato a porre la politica anche militare francese e l'unguolare francese al centro della politica europea e fa un discorso di uscita dalla NATO, Macron. Cioè non c'è bisogno che arriva il pagliaccetto che strilla dalle televisioni. Macron, Presidente della Repubblica francese, prospetta l'uscita dalla NATO dell'Europa, che è un discorso importante. E tra l'altro è l'uomo che ha stoppato l'immigrazione sia di fatto, andandola a bloccare addirittura in Niger, sia con le politiche di restrizione dal 2018, e viene accusato praticamente delle due cose. Cioè, lui praticamente viene accusato delle cose, viene attaccato sui due fronti sui quali lui non si può attaccare, mentre poi il problema semmai di Macron è di politica culturale, di politica interna, ma non è di Macron, è un problema di tutta la Francia dal tempo di Pompidou, cioè che va avanti così dagli anni 70. Ci ho detto, allora vediamo un po' di andare sui dati, appunto, perché prima abbiamo detto che lui ha alle spalle quantomeno la creatura del personaggio fatto a tavolino, alle spalle tutti questi media e tutti questi uomini potentissimi. Poi andiamo a vedere chi c'è intorno. Allora, c'è stata da poco fa un'emissione della televisione francese, l'emissione C'est dans l'air, nella quale hanno fatto vedere chi era il gruppo ravvicinato che organizzava i meeting di Zemmour, ed erano tutti uomini del gruppo di Sarkozy. Va bene? Quindi torniamo a quel discorso. Si è parlato di generazione Z, ora io non so quanto abbia in comune con la disciolta generazione identitaire. Generazione identitaire che è stata disciolta in Francia insieme ad alcune organizzazioni islamiste, ed è un'organizzazione chiaramente anti-islamica, non solo anti-islamista ma anti-islamica, va ricordato che è quell'organizzazione che faceva i meeting dicendo che l'invasione musulmana è uguale all'invasione tedesca, facendo che la resistenza del Vercors dovrebbe essere riportata contro gli islamici, e che faceva i meeting a volte con il servizio d'ordine dell'equivalente della LED in Italia. Ora, l'altro giorno a Nantes c'è stato un meeting di Zemmour, una scrittrice, una storica cattolica che stava esponendo i suoi libri, si è vista dover rinunciare a esporre un suo libro dal nome Il genocidio della Vandea, perché gli amici di Zemmour hanno detto c'è solo un genocidio, il nostro, e possiamo capire chi sono gli amici di Zemmour. Allora, per capire, insomma, come stanno le cose, perché altrimenti parliamo sempre di cose astratte, vediamo il concreto. Cioè, quello che dice Gilbert dell'aggiornamento contemporaneamente protestante, sionista e gay, se vogliamo, in questa sintesi, che tra l'altro troviamo pure in certi livelli del sovranismo italiano, è evidente. Questo è un punto, però andiamo oltre, no? Andiamo oltre. Qual è il concetto che sta esprimendo oggi Zemmour in ritardo? È una specie di concetto teocon, come quello che aveva fatto Pearl negli Stati Uniti al tempo di Bush Junior. Pearl, famoso agente israeliano, che è dovuto abbandonare poi dopo il ruolo, perché sono uscite fuori alcuni dei suoi, diciamo, dei suoi ruoli di spionaggio. E ora non voglio dire che Zemmour sia una spia, però sto dicendo che il discorso è quello. E sta facendo una forma di teocon, tra l'altro legata molto particolarmente al Talmud, quindi anche a un'altra cosa un po' strana. Mi parla della sostituzione etnica. Bene, a parte bisogna capire chi sostituirebbe chi, perché la cosa è molto vaga, no? Perché
in che termini si può definire una sostituzione etnica, quale etnia viene sostituita da quale, ma ammesso e non concesso, qualcuno mi dovrebbe spiegare perché un berbero ebreo non sarebbe altrettanto, non sostituirebbe, non farebbe parte della sostituzione etnica meno, cioè altrettanto di un arabo musulmano, in che cosa lo è più, in che cosa lo è meno. Quindi siamo sul surreale. Siamo sul surreale. Poi il discorso che lui sta facendo, avevo fatto notare precedentemente, non è il discorso di Jean-Marie Le Pen, è un discorso che, come ha messo bene in luce Gilbert, e poi vediamo per chi alcuni piace, è un discorso particolarmente classista. Cioè il problema è che sta giocando, tra l'altro ha pure detto che fondamentalmente lui non si occupa nemmeno del potere d'acquisto, quelle non sono cose che lo riguardano, mi interessano le cose importanti. È un discorso classista che fa presa soltanto in una certa parte della popolazione classista, di alta classe. Che è importante, che non ha nulla a che vedere col discorso di Jean-Marie Le Pen e con quello della destra rivoluzionaria, e ci arriviamo dopo. Allora, qual è il ruolo che assume? Innanzitutto, da dove nasce? Allora, nel 2014, vale a dire 7 anni fa, il CFR, che è il gruppo privato che fa la politica estera americana, ha stabilito una serie di dati fondamentali per salvaguardare il predominio americano. Tra questi c'era il tenere lontana la Germania dalla Russia, cerchiare la Germania in Europa e sostanzialmente mettere la Francia contro la Germania. Quindi il discorso di lui che fa finta pure di essere un morrassiano, si definisce il seguace di Charles Maurras, il quale, va ricordato, è uno dei fondatori dell'Action Française, che è un movimento che è nato fondamentalmente su un discorso particolare nei confronti, per esempio, che ha avuto un ruolo molto particolare nel processo Dreyfus. Quindi lui all'improvviso fa il salto della guaglia e si ritiene morrassiano, ma cosa prende da Maurras? L'antigermanesimo, questo è il vero punto. Qual è lo scopo che viene, per cui a mio avviso viene utilizzato Zemmour? Ne sono due, no? Allora, quello della macropolitica non è certo quello di andare all'Eliseo, perché a meno che non abbia dietro tutta quanta la macchina massonica francese, ma mi sembra difficile, e non è nemmeno quello di aiutare Macron, ma è quello di osteggiarlo, perché se Macron arriva al secondo turno, cosa che perché non, cioè è vero che il suo partito ha preso pochissimo, anche il partito della Le Pen ha preso pochissimo, però è pure vero che Mitterrand nel 1988 era stato dato per scompetto e spacciato, perché i socialisti crollando in maniera impicchiata, ma una cosa è il partito, una cosa è l'uomo. Allora Macron vincerebbe con Marine Le Pen. Perché vincerebbe con Marine Le Pen? Perché Marine Le Pen non è un personaggio, al di là dell'essere diabolizzato o meno, non è un personaggio dell'establishment. Non essendo un personaggio dell'establishment, non può avere le spalle coperte, e non solo per le spalle coperte, non può avere i grandi elettori che sono quelli, cioè io spero di parlare ogni tanto con delle persone che abbiano un minimo di intelligenza, di cultura e di buonsenso. La democrazia è una buffonata. Lo dobbiamo capire, che la democrazia è una buffa, se non partiamo da quello non andiamo da nessuna parte. Cioè già il fatto che si possa costituire un candidato che si presenta all'Eliseo dal nulla con l'intervento semplicemente di 9 miliardari dimostra chiaramente di cosa stiamo parlando. La democrazia è una buffonata, che ha chiaramente un certo significato, perché ovviamente tu li devi muovere dei voti, non li puoi inventare tutti quanti, li devi muovere, però tra i falsi che vengono realizzati negli scrutini e soprattutto tutto quanto il resto è fondamentale in un rapporto di accordi. Disse Mitterrand nelle sue memorie, per adesso non so come la situazione adesso, saranno un po' di più o saranno un po' di meno, ma lui disse: per governare la Francia bisogna mettere d'accordo 80 persone. Non spiegò chi fossero, ma Marine Le Pen non ne ha nessuna di queste 80. Di conseguenza Macron davanti a Marine Le Pen vince. Macron davanti... Pronto? Sì, no, vai. Macron davanti alla persona che gli vogliono mettere contro potrebbe perdere. Chi è la persona che gli vogliono mettere contro? Beh, qualcuno della stessa cricca da cui nasce Zemmour, ovvero ho i tre nomi sono, devono ancora decidere, Bernard, Pécresse e Barnier. Bernard è un ministro di Sarkozy,
Pécresse, la figlia di uno dei personaggi più atlantisti della storia di Francia, e Barnier è un altro atlantista. Uno di questi dovrebbe diventare il candidato della destra, il candidato della destra normale, che dovrebbe essere quello che nel disegno generale dovrebbe portare la sfida a Macron, che potrebbe permettere quindi in questo caso o di far saltare Macron e quindi di portare la Francia veramente nell'alveo NATO nuovamente come l'aveva già fatto Sarkozy, e questo sarebbe il grosso problema, oppure comunque in subordine potrebbe anche avvenire con una sfida serrata che Macron diventi presidente senza avere la maggioranza in Parlamento e quindi presidente debole e del tutto prigioniero, che poi è quello che, facendo un discorso di fantapolitica, perché ripeto sarebbe fantapolitica, se Marine Le Pen diventasse presidente della Repubblica si troverebbe con le mani legate perché non avrebbe un Parlamento, questo è sicuro. Quindi potrebbe essere un disegno di indebolimento della Francia in questo senso. Attenzione! Allora, questa è un'operazione particolare, perché chi è? Cioè, poi c'è la seconda operazione, quella sovranista Stay Behind, che riguarda, diciamo così, la cosiddetta estrema destra, che è molto intelligente, ma che è fatta dagli stessi ambienti che dagli anni Ottanta stanno cercando di creare questo sovranismo e di renderlo, come posso dire, talmudico protestante. Allora, questo è il discorso che lui ha ripreso paro paro, che è quello che ha ripreso paro paro questo personaggio, che è quello che è la versione fatta dal Pentagono del scontro di civiltà di Samuel Huntington, una specie di fallaci, insomma, stiamo parlando. Bene, allora, questa operazione, che nel 2014 assume un valore strategico, precedentemente era già stata lanciata in Francia, era stata lanciata in Francia da due personaggi, uno dei quali ho conosciuto bene. I due personaggi nel 99, in piena guerra di Bosnia, hanno fatto questa operazione. Uno è Alexandre Del Val, il cui nome non è quello, è un altro correligionario di Zemmour, che è passato dall'estrema destra negli ambiti israeliani a fare dei discorsi anti-islamici di tipo antintoniano, e l'altro è stato Guillaume Fay, al quale io andavo mentre lui lanciava il suo libro L'archeofuturismo e continuava a dire la cosa: l'Islam è il nostro nemico, gli americani sono al massimo un avversario. Io andavo ogni volta alle sue presentazioni, andavo con lui e lo accusavo pubblicamente e privatamente di essere un agente consapevole degli atlantisti, e lui rideva e poi mi diceva che fondamentalmente non gliene fregava niente, cioè non credeva a quello che diceva, ma era utilizzato questa operazione. Tra l'altro è il discorso esattamente che viene oggi ripreso da Zemmour. Allora, andiamo poi dopo, quindi in che modo questo può rimbalzare sulle estreme destre? Perché c'è l'impressione, quando non si sta in Francia, che tutta l'estrema destra diventa zemmuriana. In realtà non è così. Allora, anzitutto vediamo quali tipi di estreme destre definite così sono per Zemmour. Allora, innanzitutto, da quello che mi si dice, Bolloré, che sarebbe il miliardario proprietario cioè proprietario di Zemmour fondamentalmente, avrebbe dei rapporti molto stretti, probabilmente familiari, con un personaggio che si chiama Gérard Longuet. Gérard Longuet è uno dei fondatori del movimento Occident nel 68, 67-68. Gérard Longuet, che viene quindi dall'estrema destra, adesso senatore, e ha comunque è stato parecchio nel gruppo post-gollista, nella destra francese, eccetera, eccetera, appartiene a quel gruppo di persone che hanno scelto, perché erano nati, sono andati dall'estrema destra, ma partendo da posizioni antigolliste, ovviamente per via dell'Algeria francese, sono quelli che sono andati nell'ala atlantista pura, cioè erano quelli vicini per esempio all'ammiraglio de Maranche, che era uno dei dirigenti della Gladio in Francia, che è stato uno dei depistatori, dei fecigatori, sì, dei depistatori su Ustica e su Bologna. E quella stessa struttura è presente ancora oggi nei depistaggi antipalestinesi su Ustica e su Bologna. Ci sono ancora, non è che è scomparsa, sempre quello stesso ambiente di cui stiamo parlando, quell'ambiente lì, che è quello che in qualche modo sta foraggiando a livello
diciamo, di destra dell'apparato nazionale, il personaggio Zemmour, era all'epoca, nell'81, quando io arrivai in Francia, sostenevano, dandola per una persona interessantissima, una donna che si chiamava Marie-France Garot. Se passa lei abbiamo vinto, ci dicevano, e la volevano presentare all'Eliseo, non perché andasse all'Eliseo, ma perché in cambio del suo desistere Giscard d'Estaing avrebbe dovuto darle un ministero importante. Beh, questo è il personaggio più atlantista della storia di Francia. Allora, attenzione, questo è il primo elemento, quello che foraggia. Poi c'è un secondo elemento, quello che sta aiutando l'appoggio di Zemmour, che vedi, in Francia c'è una questione particolare, le cose si passano di padre in figlio, cioè gli ambienti rimangono gli stessi, si accusa la famiglia Le Pen di essere la proprietaria costantemente del suo partito, ma in tutti i partiti di allora, che sia Occident, che sia il PFN, che sia quello, sono rimaste le stesse persone. Allora, che è successo? Ci fu un'operazione nel 1999 o 98, adesso 98, che fino al 1998 ci fu un'operazione di scissione all'interno del Front National. Da una parte c'erano i negretisti che venivano, guarda caso, i dirigenti venivano ancora una volta dallo stesso partito, dallo stesso ambiente che ho appena citato, e Jean-Marie Le Pen, al di là di quali fossero le colpe che poi si rimbalzano a ping pong, la cosa importante è che l'Eliseo all'epoca finanziò i negretisti, perché finanziò tramite un personaggio detto che si chiamava Serge Martinez, diede i soldi perché la cessione riuscisse. La cessione è fallita politicamente. Tutti questi che hanno partecipato a quella cessione, che si sono bruciati le ali, i cosiddetti cocu della situazione, cioè i cornuti dell'epoca, adesso si sono rilanciati tutti come revanchismo e si buttano su Zemmour, gli stessi di allora, sperando, io auguro loro di avere lo stesso risultato del 99, perché cornuti erano e cornuti resteranno. Questo è il secondo elemento. Poi c'è un terzo elemento, che è quello dei cosiddetti furbetti. I cosiddetti furbetti d'estrema destra in Francia, Belgio e Germania avevano inventato una formula che sembrava geniale, no? La formula dell'antiislamismo. Perché sembrava geniale? Perché loro si dicevano, dandosi di gomito, ammiccando, in questo modo possiamo fare i razzisti, però avremo dalla parte nostra sia i cattolici, non ci attaccheranno gli ebrei, e noi possiamo essere razzisti, ma in maniera politicamente corretta. Se non che né in Francia, né in Belgio, né in Germania l'antiislam ha mai pagato, per una ragione molto semplice: perché nessuna persona normodotata può pensare che uno, in quanto islamico, sia un terrorista. Non solo non lo può pensare, ma succede, come per esempio in Francia, che molti hanno, qua tutti hanno, l'arabo vicino che gli dà da che gli vende la frutta, quell'altro che gli vende il vino, c'hanno i compagni di scuola della famiglia che sono della figlia, che sono tanto bravi, c'hanno anche degli arabi che sono banchieri e che sono persone correttissime. Di conseguenza sanno benissimo che lo jihadista non è uguale a islamico. Ecco, Gabriele Di Noffi purtroppo è caduto dalla nostra conversazione, andiamo subito a recuperarlo. Gilbert, intanto vuoi implementare quello che stava dicendo Gabriele? No, puntualizzo, sono d'accordo con Gabriele in grandi linee, puntualizzo che il personaggio del Val, adesso che Zemmour non fa, perché è quasi diventato un candidato, e dunque non fa parte più di CNews, è diventato un giornalista che è invitato su CNews. Dunque il cerchio si, insomma... Il cerchio si chiude, ecco. Nel frattempo abbiamo recuperato Gabriele, che forse correndo la linea... No, ma è caduta 3 secondi fa. Quindi non è che stavi parlando a vuoto, è caduta 3 secondi fa. Certo, hai... Ok, quindi davvero rimasto il fatto che questa questione dell'antiislamismo non ha mai funzionato e né mai funzionerà. Ci sono due modi per affrontare la questione, due. Uno è quello intelligente di Jean-Marie Le Pen, che è quello lì di dire contro l'immigrazione come fenomeno e come lobby, per la demografia, anche se adesso questo l'ha ripreso un pochino Zemmour, eccetera, eccetera.
e comunque per una politica diversa nell'interazione tra i popoli, che è un discorso particolare. Poi c'è il discorso da figlio di puttana, ben riuscito, fatto dal maestro di Zemmour, cioè da Sarkozy, dal vero, non dal finto, il quale è riuscito perfettamente a trovare la formula, che è la racai, cioè la canaglia, perché alla gente dà fastidio la canaglia, non gli dà fastidio la religione della canaglia, perché la canaglia può essere islamica, può essere ebrea, può essere cristiana, ma è canaglia, e lì ha strafunzionato e ha avuto un successo enorme. Poi dopo, chiaramente, siccome era tutta quanta una buffonata, non ha portato a nulla. Quindi i terzi che seguono questo ragionamento nell'estrema destra sono quelli che sperano che finalmente il loro colpo di genio per poter fare i razzisti senza che nessuno glielo negasse funzioni, e non sta funzionando. Adesso c'è un altro problema, però, che quando si ha l'impressione che queste estreme destre siano tutte quante con Zemmour, allora io non so, per quello che riguarda questi giovanissimi generazioni Zemmour e di questi giovani figli dell'alta borghesia che potrebbero stare con lui, non ho idea, perché forse perché non li frequento per questioni di età, anche se ho incontrato più di uno all'epoca che sono stato in Francia, figli di camerati che sono più o meno, cioè sono persone normali, non lo so, più o meno così, che sono più o meno intrigati da Zemmour, ma che hanno notato quasi tutte una serie di contraddizioni, per cui non sono nemmeno convinto che lo possano votare. Però io ho visto una cosa, che mentre i dirigenti, tornavo prima al discorso, in Francia le cose, cioè praticamente sono dinastie, cioè i dirigenti di ogni gruppo restano dirigenti di quel gruppo tutta la vita, e lo cerchia resta lì, quindi o perché Cocu del 1998, o perché Cocu dell'anti-islam che non ha funzionato, o perché sperano di ottenere qualche posto nella situazione, o perché odiano particolarmente Marine Le Pen, i dirigenti quasi tutti sono passati con Zemmour. Poi io sono stato in Francia pochi giorni fa praticamente, e ho fatto una specie di sondaggio con le persone che ho incontrato, non con 10, stiamo parlando di più di 200 persone. Beh, allora è ovvio che uno può dire: tu hai parlato con i radicali, ma di quelli stiamo parlando, e poi insomma non è così vero. Su queste 200 persone io dico solo una cosa, che quasi il 70% detesta Eric Zemmour. Alcuni lo guardano con una certa perplessità o curiosità, e le persone disposte a votarlo non arrivano al 5%. Oltretutto va dimenticato un fatto, perché che questi che vogliono fare, che pensano di risolvere tutta la loro visione razzista nell'anti-islam, dimenticano un fatto fondamentale, che il problema dell'antisemitismo in Francia è reale, ma non ha nulla a che vedere con quello che raccontano, nel senso che l'antisemitismo è storicamente legato in Francia a una cultura sociale e a una cultura particolarmente legata alla questione della finanza, delle banche e via dicendo. Di conseguenza c'è un antisemitismo non espresso ufficialmente, ma profondamente inserito nei riflessi di grandissima parte della popolazione. Quindi c'è tantissima gente che potrebbe anche votare per Zemmour per le stronzate che dice, perché non è che tutti sono intelligenti, ma che non lo farà mai perché ha un riflesso condizionato per non farlo. Quindi questo è importante da tenere in conto. Allora, da questo punto Probabilmente Gabriele ha delle continue cadute di linea, e quindi adesso lo andiamo subito a recuperare. Oggi con Gabriele ci vuole il paracadute, però vabbè, mo. Questo Zemmour, forse è proprio Zemmour, questa gente che... Tanto un attimo di pazienza anche per chi ci ascolta, ma questo capita, può capitare quando si usano le connessioni telefoniche. Quando è caduto adesso? Quando è caduto, allora praticamente stavi parlando della situazione di Zemmour rispetto alla... cioè che hai fatto un sondaggio che praticamente...
hai fatto una sorpresa di Vabbè, sì. Perfetto, ecco, perfetto. Quindi certo, voglio sì. dire che c'è un profondo antisemitismo che non è Sì, quello che la esatto. gente pensa, ma che è una questione di cultura sociale, politica, storica, perché poi viene giustamente dal tempo dell'affare dei refus. L'affare dei refus non è un problema ebrei non ebrei, è un problema cioè, è un problema quasi economico e socio-economico. Sono scontrate due Francie, una Francia una Francia iperborghese e ipercapitalista, quello è successo e quello è rimasto, perché poi i francesi sono abbastanza elementari in questo è rimasto nei piccoli, nei geni della gente. Quindi anche gente che magari è così cogliona o buona fede o così naive, così ingenua che potrebbe accettare le puttanate che dice Zemmour, quasi sempre quel tipo di gente ha un freno per votarlo. Soltanto gli antifa possono cercare di rompere quel freno, ma non so quanto riesca. Di conseguenza, questo è il quadro per quello che riguarda i motivi per cui una certa estrema destra è a favore e perché non gli sta particolarmente funzionando. Però in realtà, visto che il disegno è quello di fare la sostituzione ideologica, oltre che etnica, e quindi di trasformare. Di togliere ogni elemento di destra rivoluzionaria per portare una destra reazionaria, questo discorso potrebbe avere a destra un certo significato e spiego la situazione con un fatto specifico. Durante la prima intifada, all'ora della verità, che è una trasmissione in diretta, a un certo punto mostrarono a Jean-Marie Le Pen le immagini dello scontro tra i palestinesi e la polizia israeliana. E disse: Messie Le Pen, lei da che parte sta? Sicurissimi che qualunque cosa egli avesse scelto si sarebbe perso la metà dell'elettorato, perché per riflessi in questa, cioè chi è più anti-arabo e chi è più anti-ebreo, no? Questo era il concetto. Jean-Marie Le Pen rispose immediatamente: a voi sapete cosa mi state facendo vedere? Le immagini di un paese multiculturale e multiraziale, io sono perché la Francia non diventi mai così. E li stese con un KO, ma Jean-Marie Le Pen. Ora, invece, questo discorso che si sta ponendo esattamente in maniera di spaccatura. Di spaccatura che significa chiaramente il togliere del tutto la pulsione sociale che tra l'altro si sta perdendo nella destra radicale per affermare quella capitalistica di Zemmour. E chiaramente in questo senso c'è questa spaccatura e questa divisione in cui ovviamente, benché io sia per la sintesi, sono dalla parte opposta, mi sembra evidente. Quindi, questa è la situazione, così come vedo, del pilotaggio di tutta questa operazione, che poi finisce con un ultimo passaggio, perché la destra rivoluzionaria francese fondamentalmente nasce col caso Dreyfus e adesso sta succedendo come in Spagna, dove praticamente quelli che avevano fatto la Reconquista, che erano cacciato tutti i mercanti dal Tempio, vanno in giro adesso con la bandiera del popolo eletto, come in Italia, dove siamo stati occupati praticamente dagli inglesi che ci hanno imposto la Costituzione, diventano tutti quanti anglofili e pro-costituzionalisti, e così in Francia adesso si sta candidando un Dreyfus nell'anti-Dreyfus. Cioè, Marx diceva che la storia si ripete sempre dalla tragedia alla farsa. Io ti aggiungerei che però a volte si rigira, si ribalta nella vera e propria pagliacciata. Allora, li abbiamo ascoltato in maniera molto, molto compiuta. Immagino che sei vicino a qualche fonte elettromagnetica, per cui il tuo telefonino a volte ha dei leggeri disturbi. No, vabbè, te lo segnalo perché magari se ti sposti mentre stai parlando può accadere questo. Non Ah, ok. Così, però comunque si è sentito tutto bene. Gilbert, quindi diciamo una domanda che volevo rivolgervi, no? Adesso, quindi come possiamo andare a concludere questa trasmissione su questa figura che all'inizio sembrava un po' enigmatica, poi l'abbiamo un po' sviscerata e l'abbiamo resa per quello che è, no?
non aggiungo altro. Secondo voi, quindi siete convinti che la figura politica di Zemmour, il suo operato sia tutto in chiave europea e anti-europea? Ci Beh, non è siete? tutto in chiave anti-europea, è tutto contro la civiltà europea, certo, è tutto contro Esatto, la cioè. tradizione francese, è tutto contro la realtà politica francese, è tutto contro la nostra potenza attuale, è tutto contro il nostro sviluppo, è tutto da parte del nemico, sì, questo sì, ma non è soltanto in chiave anti-europea. Ma io penso che possiamo concludere su questo, che siamo d'accordo sia Gabriele che io, che Zemmour fortunatamente non farà più del 7%. Non credo che riuscirà, questa operazione riuscirà. O almeno lui, come politicamente, non credo che diventerà una figura dell'opposizione nazionale a Macron. Penso che finalmente Macron sarà eletto. Adesso il problema è di sapere se Macron sarà eletto con un mandato forte o diventerà, come Chirac, un presidente debole che non potrà fare niente. Sì, e poi c'è un'altra cosa da aggiungere, perché quali può essere il lato positivo? Perché effettivamente Jean-Marie Le Pen ha detto questo comunque toglie mia figlia dal... Questo potrebbe essere positivo. Allora, ci sono due dati che possono essere malgrado tutto positivo, no? Perché, positivi. La prima è che con tutto questo attacco ridicolo, perché è ridicolo, perché è fatto in maniera ridicola e grottesca, perché non è fatto seriamente e non ha nessuna possibilità quindi di avere il risultato, perché quando si fanno le cose in maniera grottesca non puntano al risultato, ma questo attacco all'immigrazione e all'Islam da parte Zemmour. di Zemmour, nel caso di un Macron forte, potrebbero avere un ruolo importante, perché Macron ha già iniziato questa battaglia. Quindi se ha un'opposizione particolarmente agguerrita, lui può centrare questa battaglia un pochino più, tra virgolette, in questo caso a destra, quindi potrebbe favorire, contrariamente a quello che lui sta pensando o sta volendo, un'operazione di riduzione dell'immigrazione, di riduzione dei finanziamenti agli islamici da parte di Macron. La seconda è che potrebbe dare una spinta effettivamente a Marine o chi per lei, perché si tolga questo partito dal torpore. Ovviamente. E questi sono i dati positivi del fenomeno possibile. Poi sono quelli negativi, ovviamente, che abbiamo detto prima, che sono l'ottenere le elezioni di un atlantista e quindi grosso problema, cioè un attacco, quello sì è un attacco vero all'Europa, un attacco vero a noi, alla nostra sovranità, alla nostra libertà, a tutto, alla nostra civiltà, quindi sì, in quel caso se lui riesce in qualche modo a far passare uno di questi buffoni della destra, sarà un problema enorme. E il secondo è che quel che può portare effettivamente un cambio di linea in senso teocon e in senso del fronte borghese giudeo-cristiano che difende non si sa bene quale privilegio, e quindi la chiusura definitiva di un cerchio della cosiddetta destra rivoluzionaria francese, che effettivamente ultimamente è piuttosto esangue. Volevo fare una brevissima domanda un po' a entrambi, sia a Gilbert che a Gabriele, no? Voi pensate, così per chiudere un pochino il discorso sull'attività politica di Zemmour, pensate, ritenete possibile che Zemmour, l'attività politica di Zemmour possa proseguire oltre la data delle elezioni presidenziali dell'Eliseo? Cioè, mi spiego meglio, magari nel 2027 ci stanno le elezioni politiche, no? Oppure altre elezioni. Adesso non so inquadrare bene i tempi tecnici della cosa, ma pensate che Zemmour possa andare a fondare una vera forza politica che vada a radicarsi sul territorio per poi puntare alla vittoria nel 2027, o pensate che sia un fenomeno estemporaneo necessario solo per questa fase? E poi un'altra cosa vi volevo chiedere, magari Gabriele, te che sei un po' in contatto diretto anche con la realtà francese, no? Il ruolo della nipote di Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, cioè pensi che
essendo più vicina alle posizioni del nonno rispetto a quelle della zia, potrebbe rappresentare un rinnovamento, un'alternanza, diciamo, a quella che è un po' il gruppo della Le Pen. Cioè, pensi che possa dare un contributo oppure pensi di no? Vado Cioè, io? sì, vai, Vado chiunque prima io. voglia, vai, vai. Allora, innanzitutto le elezioni sono a giugno, Sì, a giugno, ecco, quindi ovviamente Zemmour, se fa un buon risultato, può portare con gli accordi qualche deputato, ok. o comunque può riuscire a far saltare definitivamente i deputati del Rassemblement National, quindi può avere il ruolo di sabotaggio, può averlo importante. Comunque Zemmour, secondo me, è un personaggio già finito. Cioè lui ha avuto è stato talmente sovraesposto, è stato talmente caricato, è stato talmente gonfiato che già fra un anno sarà un superato. E siccome in realtà è solo un rimasticato, non è nulla di suo, il personaggio è finito. Per quello che riguarda, come futuro, per quello che Sì. riguarda invece il fatto di emergere qualcun altro, non è vero che Marion sia più vicino al nonno di Marine, forse è vero il contrario. Però Marion ha dei grandi, cioè sicuramente è una persona colta, intelligente, capace e che può sicuramente combattere in maniera seria il wok. È purtroppo sulle stesse posizioni politiche, cioè chiamiamo così, politiche civilizzazionali, molto vicina al discorso che sta facendo Zemmour, quindi quello è un pericolo. Però attenzione. Siccome quello che succede sono sempre, ci sono due piani diversi, la politica estera e la politica interna. Allora, la politica estera francese, quella di Macron, è fondamentale, ma la politica interna è un disastro, ma non perché sia di Macron, perché di tutta quanta la società francese. Quindi avere paradossalmente un Macron che continua l'operazione anti-NATO e comunque sia l'operazione europea sullo scacchiere mondiale. Con un'opposizione forte, stiamo chiaramente facendo fantapolitica, un'opposizione forte guidata da una persona che crede veramente contro il wok, perché il Marion ci crede, Marine no, perché è di un altro tipo di cultura, potrebbe essere potrebbe avere un ruolo di equilibrio interessante, ma questo insomma sono ipotesi da suffragare. Gilbert. Sono d'accordissimo con Gabriele. Io penso che chiaramente tutto dipenderà dal risultato che Zemmour farà alle elezioni presidenziali, ma penso come Gabriele che come non farà granché, penso che già è finito sia come politico e come cronista o editorialista, perché chiaramente se fa al di sotto del 7% e poi ancora meglio se fa al di sotto del 5%, perché così non vuol dire che non gli rifondano neanche le spese di campagna, si sputtana sia politicamente che come analista e come editorialista e giornalista, che per anni ha gridato che Marine Le Pen non sarà mai eletta perché non è all'altezza e perché porta il nome Le Pen, dimenticando che non è il nome Le Pen che blocca il Le Pen o il Fronte Nazionale arriva al potere, ma perché sono le idee antisistema che gli bloccano la presa di potere. Per quanto riguarda Marion, penso che assolutamente Gabriele ha ragione, nel senso che Marion, anzi, è più vicina a Zemmour e lo ha quasi dichiarato che più o meno sostiene Zemmour a livello politico. È vero che a livello dei wok è almeno vocalmente anti-wok, ma non so quanto, come dire, possibilità politica avrà di esprimerlo, perché io non vedo Marine Le Pen abbandonare il partito. Se sopravvive Certo. Marine alle elezioni contro Zemmour e dunque riesce a mantenere qualche deputato alle prossime elezioni legislative in Francia, rimarrà alla guida del partito come per il padre fino a 90 anni, perché è una famiglia che ha l'esperienza di vita abbastanza lunga. Una battuta conclusiva, me la concedo, magari se mi controbattete anche voi, possiamo definire Rick Zemmour il nemico del pensiero nazional-rivoluzionario europeo? Totalmente. Sì, sono d'accordo. Non so se è l'unico, ma sicuramente è un nemico importante. Assolutamente, è un nemico mortale pure.
così anche per sgombrare un po' totalmente, no, qualsiasi tipo di nebbia politica possa magari, no, aleggiare su questo soggetto. Giancarlo, per togliere tutte le cose che nessuno abbia dubbi, tutto fuorché Zemmour. Perfetto. Ok. Senza se e senza ma. Abbiamo detto tutto, allora va bene. Su questo. Va bene, se i miei ospiti non vogliono aggiungere nient'altro, io li ringrazio. Ringrazio No, Gabriele va benissimo. che più volte ci ha accompagnato in questa trasmissione. Ringrazio Adriano Scianca che ci ha diciamo, intervenuto all'inizio della nostra trasmissione e poi ringrazio pure Ciberda Wed che ci ha fatto compagnia per tutto l'arco della trasmissione, almeno così abbiamo scambiato anche qualche battuta fuori onda, così è stato un po' simpatico e divertente. Allora, io vi saluto tutti, ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori Perfetto. che hanno interagito con noi, ci hanno scritto. Va bene. Sicuramente abbiamo sviscerato, ecco, un pochino la situazione politica di Zemmour, della Francia e delle elezioni presidenziali francesi. Vi saluto entrambe, ciao Gabriele, che è caduto, vabbè, ormai no, c'è la batteria del telefono che è quella che è. E quindi saluto Gilberto.